Buon pomeriggio a tutti. Salve a tutti, ragazzi, salve a tutti. Buon pomeriggio. Allora, un attimo che controllo qualità audio e tutto, come al solito. Prova, prova, Sassa, prova. 1, 2, 3, prova, prova, prova. E qua ci siamo. Prova, prova, Sassa, prova. Prova, prova, Sassa, prova. Prova, prova, Sassa, prova. Ok, ci siamo. Spero che non graghicchia. Il telefono e il microfono. Se è vero che Greg. Aspetta, metto a posto il microfono, eh? Arrivo subito. Mariana Cross. Ok, signori belli, come state? Tutto bene? Passato un buon pomeriggio ieri? Ah, mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma abbiamo fatto qualche live qualche giorno fa, non mi ricordo. Questo quando l'abbiamo fatto? 5 aprile. Ah, interessante, interessante. Ok, ragazzuoli, allora, vi dico un paio di novità. Ce l'ho scritta qui sul cazzapà, su Block Notice. Vi dico un paio di cose, un paio di novità, ok? Allora, vogliamo iniziare con qualcosa di leggero? Mi sono fatto una matriciana della Madonna. Allora, intanto sono pelato, mi stanno ricrescendo i capelli. Vabbè, questo già lo sapevate. Guarda che bella testa. Bella. Sì, c'è una bella testa. Quasi tutto rosso, tutto blu. Allora, vabbè, iniziamo. Allora, ho modificato un po' le cose, come si chiama, punti canale. Ok, per chi non lo sapesse, i punti canale servono per riscattare alcune determinate cose. Per esempio, l'evidenza messaggio, eccetera. Ho aggiunto una particolarità. Ok, l'evidenza messaggio è di 300 punti canale. Ho aggiunto questo. Bevi. Ecco qua. Vedete? Sulla chat c'è scritto bevi. Per esempio, io per il momento ho riscattato bevi, no? Il che significa che io andrò a bere dalla tazza di The Last of Us il contenuto della tazza. Che può essere qualsiasi cosa. Non da voi, però io bevo. Per esempio, io in questo momento ho il chinotto. Ha un buon sapore quando bevi da una buona tazza. E poi devo aggiungere un'altra roba, però per il momento ho messo solo bevi. E questo può essere riscattato infinite volte, però dopo 10 minuti di pausa. Per esempio, se io rimetto ancora il bevi, devo aspettare 10 minuti. Perché ogni volta beve, 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 capito, no? E sono 500 punti canale. Poi per il resto devo mettere, devo aggiungere altra roba. Mo, vediamo, vediamo. Seconda cosa, ho messo una sfida community, ok? Entro 30 giorni, se arriviamo a quel preciso obiettivo, 30 giorni sarebbe 7 maggio. Vabbè, 6 maggio, va là. Il 6 maggio porto per augurare l'uscita del film a cinema Guardiani della Galassia volume 3. Porto il walkthrough di Guardiani della Galassia e videogioco. Quindi se arriviamo a quella cifra,
di punti canale entro 30 giorni. Dai, dai, porto il World Tour il 6 maggio per augurare il film Guardiani della Galassia Volume 3. Ok, e seconda cosa, l'abbiamo detta. Poi, quello che state notando in questo momento, in alto, per me, da dove sto guardando, in alto a sinistra. Per voi, invece, io sto indicando nella mia parte destra, nella vita vera. Questo, ragazzoni miei, è il mio marchio. Il che significa che questo ci sarà sempre nei video e nelle live. Per sempre, perché sta per indicare che questo è un marchio esclusivo mio personale. Ok? Si vede Kingscorp 77, cioè è il marchio Kingscorp, e quindi non verrà mai più cancellato. Ci saranno anche nelle copertine dei video, come potete vedere quando aprite il video della live, oppure del tema che apriremo oggi. Vedete in alto a sinistra il mio marchio. Ok? Lo farò sempre, sempre. Sempre, tranne che per alcune cose, per esempio nel Buzz Gaming e nel progetto Buzz, quel non ci saranno, oppure nei podcast non ci saranno, perché è ovviamente già di Kingscorp. Invece questi sono i miei. Vedete, vedete. Poi c'è, l'ho aggiunto lista eventi qui, bellissimo. E non solo, come potete vedere, ci sono due cose nello sfondo che ho cambiato. Allora, la prima. Prima voi vedevate un cavo bianco passare per di qua, ok? Vedevate un cavo bianco passare e qui c'era un coso di cavo bianco. Ora mi sto abbassando per via della sedia, però vabbè. Questo qua vedete un groviglio di cavi bianchi. Quello, ragazzoli miei, era il cavo LAN. L'ho levato perché dopo che mi dava un sacco di problemi e potevate vederlo in alcune live, per esempio cavo LAN non connesso, connesso, eccetera. L'ho levato e quindi ora mi connetto esclusivamente per il wifi e siamo alla pace. E poi ho aggiunto questo bellissimo sfondo. Lì c'è The Last of Us Parte 1, Horizon Forbidden West, Battlefield 5, Oddworld, aspetta, quello non mi ricordo, Wolfenstein, Youngblood, Metroid, Bayonetta e Lego Star Wars. Così, per cambiare, non avevo altri di purtroppo immagini, però io mi accontento così. E il Mjolnir l'ho spostato per di là, quindi ora si vede in piena vista. Già, 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 già. E poi è rimasto sempre lo stesso. Cioè, mo, qua sotto c'è uno spazio vuoto. Io vorrei aggiungere qualche altra cosa, poi vediamo. Poi vedete pure qui, ragazzi, che c'è un. Questa parte di muro qui. Sono perché io prima il televisore ce l'avevo lì e qua c'avevo la scrivania, no? Tutta sta parte. Qui davo i cazzotti quando, ogni volta che perdevo. E quindi ho tutti i muri. Ora faccio così direttamente e basta. E poi c'è un'altra novità. Ma per farlo devo mutare. Sì, sto guardando di là perché devo vedere i tasti, no? Devo mutarmi. Siete pronti? Mi muto. Ehi tu! Sì, dico proprio a te! Vorresti acquistare un gioco appena uscito ma non hai abbastanza soldi per comprarlo? Molto semplice, andate a movies.it. In questo sito potete trovare tantissimi sconti, tra cui videogiochi, retro games, console e tanto altro ancora. Mi raccomando, vi ricordo di seguirli nelle pagine Instagram e Facebook, gamesandmovies.it. Games and Movies, dove il videogioco va oltre la fantasia. Quanto è stato cringe da 1 a 10, però comunque è stato bello. Allora, gamesandmovies.it, ragazzi, è un sito che non, ripeto, non mi pagano per fare pubblicità, è un mio piacere farlo. E poche parole, è un sito che tutti i videogiochi li fanno a poco prezzo. Non solo videogiochi, ma anche accessori, DualSense, tante cose li fanno a poco prezzo, tranne per alcune cose però. Funko Pop, abbigliamento, eccetera. Ora però nel negozio potete trovare alcune cose in esaurimento, ma non vi preoccupate, quello verrà aggiornato ogni mese. Con pacchi e cose eccetera. Che tra l'altro si poteva vedere alla fine di Resident Evil 4 Remake per PlayStation 5.
Quello esaurito era versione europea. E invece quello a 55 € era versione italiana, che era disponibile. Era nuovo ed era appena arrivato. Raga, 55 € Resident Evil 4 Remake. Noi in fiera, Riccardo, il mio amico, l'ha speso a 50, perché quando vai in fiera paghi ancora di meno. E poche parole, il Resident Evil era uscito una settimana fa, mo su True 2. Quindi approfittate, ragazzi, dai, dai. Ma per esempio, no, esce Jedi Survivor, no? Che con lo pagate 80, 70, raga, 50 € ve lo portate a casa. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Ok. Credo di aver detto tutto, sì. Vediamo un po' se vi ho detto tutto. Allora, pubblicità c'era. Il Bevi c'era, sfida della community c'era, marchio c'era, questo qua, lo sfondo, vabbè, e... ok, ora parliamo del tema principale, signori. Il tema principale. Il 5 aprile, questo in realtà lo dovevo parlarne sul King's Corp podcast, ok? Dell'episodio in cui dicevo God of War Ragnarok diretto scat. Però vabbè, ne parlo qua. Il 5 aprile porto in live il primo episodio di God of War 2. Ok? Era una giornata triste perché portavo il gioco, poi dopo aver lavorato era finita la giornata. Mi arriva una notifica da Telegram. Dice: King's Corp viene a vedere sul gruppo di sul gruppo nostro sul gruppo nostro di God of War Ita. Ho detto: che è successo? Vedo in alto l'aggiornamento di God of War Ragnarok del New Game Plus, uscirà stasera del 5 aprile alle ore 8. Io così stavo impanicando. Raga, vi devo giurare su una cosa: ieri non ho lavorato non perché c'avevo da fare cose, ma perché non mandavo, volevo giocare a God of War Ragnarok. Ok? E tant'è che adesso lo giocheremo insieme a voi. Non faremo missioni particolari, niente spoiler alla campagna, niente di niente. Ci sarà uno spoiler che è l'arma, che è l'arma che si ottiene. Poi per il resto, tanto, raga, sono passati novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, sono passati 6 mesi, dai. Sì, tra 2 giorni sono 6 mesi. Tra Pasqua 3 mesi, dai. Che poi che non avrei giocato con il Ragnarok. Dai, su. Ok. Ora giocheremo a God of War Ragnarok con l'aggiornamento. Io so che cosa ci hanno messo dentro, ok? Ma per i nuovi che non sa che devono finire ancora il gioco, oppure l'hanno finito, però non sanno dell'esistenza dell'aggiornamento del New Game Plus, ci penso io. Perché effettivamente l'altro ieri eravamo disorientati di alcuni oggetti. Di alcuni oggetti che ci davano nel gioco e non sapevamo l'esistenza. E adesso, ora, in questo momento, ok, giocheremo a God of War Ragnarok. Io ovviamente l'ho completato già, quindi siamo a posto. Ok, siamo pronti. Non bevo dalla tazza perché la tazza serve per... Antelato, mettiamola qui. Ok, perfetto, perché c'è il computer lì, non voglio... Allora, la lista eventi io la faccio un po' più piccola, che dite? Così occupo meno spazio, aspettate, eh. La faccio più piccola. Ok. E Machu King's Corp lo faccio... anch'esso più piccolo. E le donazioni, aspettate, faremo un po' più piccolo questo, ragazzi. Dicevo, le donazioni le ho messe so un pelino sopra alle liste eventi, un pelino sopra, ma poco poco, così siamo più tranquilli. Ok. Continuiamo. Ah, l'aggiornamento comprende anche questa scritta che già c'era prima. L'opzione c'era prima, ma l'aggiornamento l'hanno fatto sì che venisse la scritta. Allora, il
Io sono qua, ok, ovviamente non ci saranno spoiler della storia principale, ok? Purtroppo, allora, vi faccio subito lo spoiler. Questa è l'arma in cui si ottiene più avanti nel gioco. Allora, come potete vedere, adesso, in questo preciso momento, ho un'armatura molto particolare. Ma partiamo con ordine. Lo so, è tanta roba, hanno messo tantissima roba, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Allora, come potete vedere, ci sono già delle differenze. Partiamo dalla cosa di base. Nuovo materiale, che è lo stesso del God of War del 2018, lo Scuf Slag, che è un materiale che serve per potenziare ancora di più le armi e le armature, eccetera. Aspetta, è meglio andare da Fabbro perché da Fabbro puoi tipo aiutare di più. Ok? Ok, qua c'è Sindri. Purtroppo c'è un pezzo di Come storia, posso però aiutarti? vabbè. Ok. Ah no, questo è spoiler. Ok. Dopodiché ci stanno tante cose. Aspetta, allora mi faccio un po' più piccolo qua con la webcam. Un pelino più piccolo, eh? Un pelino, però. Mi vedete piccolo, però vabbè, ci sta. Il materiale, quello del 2018 di God of War, lo Scuf Slag. E questo, cioè, anzi, lo sapete che vi dico? È meglio che lo leggo perché veramente non. È tanta roba, ragazzi. Non, da ricordarsi è veramente tanto. È meglio che ve lo leggo. Sarà mai sentito. Ok. L'aggiornamento New Game Plus di God of War Ragnarok arriva oggi, 5 aprile alle ore 20. Ok, e questo già ce l'abbiamo. Nuove armature, un livello massimo maggiore e molto alto disponibile nel New Game Plus. Cambiate il modo in cui giocate, nuovi equipaggiamenti, livello massimo maggiore, nuovi incantesimi, eccetera. Ok. Quando riniziate una nuova partita, avete tutto l'equipaggiamento, di tutto il livello massimo, tutte le abilità, tutto, avete tutto. E avete anche la lancia Draupnir, la lancia. Però il problema è uno solo, ragazzi. Ve lo dico così. La lancia Draupnir, purtroppo, non potete fare alcune determinate cose all'inizio del gioco, perché ovviamente fa parte della storia. Per esempio, rompere i muri quando c'è il simbolo giallo, no, sul muro e voi lanciate la lancia che poi rompete, non lo potete fare all'inizio gioco. Dopo aver sbloccato di nuovo la lancia, potete rompere il muro oppure mettere la lancia per salire come asta, no? Quello dopo, quando avete sbloccato la lancia. E dopodiché partiamo dall'aggiornamento. È vero e proprio. L'armatura è stato sbloccato questa armatura, l'armatura dell'orso nero. Alcuni di voi e anche me si sono lamentati del fatto di cui Kratos aveva un'armatura bellissima, che era questa, la pelliccia nera all'inizio del gioco, poi veniva levata nel combattimento iniziale di Freya. Per poi dopo non essere più trovata. Non vi preoccupate, ora c'è tutta l'armatura, c'è la pelliccia che adesso vi farò vedere nel gioco com'è. Aspetta, dov'era? Perché ci sono tante cose, ragazzi, che hanno messo parabracci e c'è anche la cosa. Tutto nero, ragazzi, tutto nero. Guardate quanto è bello. Vedete? C'è un piccolo errore, vedete? Se vedete nella schiena, le lame sono messe male, eccetera. Però, del resto, ragazzi, è bellissima. Bellissima. E che cosa fa questa armatura? Vi dico gli effetti. No, ho spoilerato qualcosa che non dovevo spoilerare, mi sa. Vabbè. Se mettete solo il mantello, aumenta la durata dell'immunità durante la schivata. E le schivate all'ultimo secondo vi dà una raffica, scagliano una raffica di schegge Bifrost. Ok? Invece le braccia, se me le fate trovare,
Se le mettete insieme, il primo attacco in mischia di Kratos subito dopo una schivata infligge danni maggiori. Quindi dopo aver schivato può infliggere danni maggiori, dipende. 20% solo il parabraccio o la cosa, la scassella, oppure tutte e due fate il 40%. Quindi direi ottimo. E poi l'armatura dell'orso la potete trovare già dall'inizio. In poche parole, quando Kratos viene attaccato da Freya, invece di levarsi, l'armatura non si leva. E poi abbiamo un ritorno al passato. Si chiama armatura spartana, che in poche parole è costituita da questo. Ci sono tante cose che hanno aggiunto, ragazzi. Cicatrici di Sparta, guardate bene, ragazzi. E poi credo che qui c'è la cosa di Sparta, che però è come, cioè, è questa, è come l'armatura della sopravvivenza prima. E questo, ragazzi, è l'armatura spartana. Ovviamente dietro, se potete vedere, dietro alla spalla di Kratos non ci sono niente, pure lo scudo lievita. Che poi c'è un'altra cosa con lo scudo, eh. Ok, e questo è quanto. Mo, per esempio, se volete giocare col trasmog, no? Potete per esempio fare così. Per esempio, mettere solo la pelliccia e lasciare i guanti così. Oppure, per esempio, mettervi nudi, letteralmente nudi. Sempre se riesco a trovare l'armatura. E mettere i parabracci, eh. Che ha un suo nonché di particolare. Sì, raga, veramente a trovare. Vedere già così è figo, no? Ok, e va bene. E ci siamo. Petto nudo, ci siamo. Questo però, attenzione, ragazzi, non porta l'armatura d'onore di Sparta, l'armatura spartana, non porta nessun vantaggio. Vi bloccate letteralmente a livello 1. Per chi vuole affrontare una sfida ampiamente. Mo, per esempio, no, se voi state con tutta l'armatura di livello 1, no? Con tutti quei paggiamenti a livello 1, eccetera, iniziate una nuova partita plus di un vero God of War, siete fottuti. Siete fottuti. Questa armatura può essere. Allora, se non volete proprio indossarla di livello 1, così, perché ovviamente non porta nessun vantaggio, potete usarla come ho fatto io, come trasmog. E potete usarla. Questa armatura può essere presa cambiando argento con i fratelli Uldra. E ok, c'è tanto da parlare, ragazzi. Secondo me questa un'oretta di live è già abbastanza. E poi abbiamo l'armatura di Ares, come potete vedere. L'armatura di Ares ricompensa chi ha la fortuna con la probabilità di rilasciare una pietra curativa quando si effettua un colpo a segno. Calpestando la pietra curativa, guadagnerete anche la rabbia e otterrete un'esplosione più grande. In poche parole, l'armatura, questo è un misto tra armatura di Ares, ok, e l'armatura COD Of War del 2018, che era tutta argentata de pesce, quello là, no? Perché ha l'abilità del COD of War e la skin, invece l'estetica è quella di Ares. Raga, mi ha dato le feels di God of War 2. Cioè, raga, questo è God of War 2. È un remake di God of War 2, è incredibile. È bellissimo, è bellissimo. Vabbè, io ho potenziato questo, però l'armatura di Ares dove sta? Corazza di Ares, per esempio questo. I colpi in modalità furia hanno una probabilità di fortuna di lasciare una pena con esplosioni più grandi. Invece i parabracci, che cosa fanno? Attivare la modalità furia quando il litigatore di rabbia è pieno aumenta tutti i danni inflitti per un breve periodo. Ah, fino al 50% se messi entrambi. Quindi, po-pum. Io preferisco usare le pile eterne e la corazza del Berserk che mi dà un appoggio in più. E
L'armatura di Ares può essere ottenuta in cambio di argento al negozio dei fratelli Uldra. Si compra. Adesso arriva il bello. Armatura di Zeus, che è uguale a questa solo che è argento, come nel 2018, solo che è più bella, più figa. L'armatura di Zeus, raga, è OP, ma è devastante anche nei nostri confronti. L'armatura di Zeus, in poche parole, fai dei danni della Madonna, ma veramente fai dei danni della Madonna. Mettiamo caso con la boss fight di Gna, il boss segreto, ok? Lo so che ci saranno i spoiler, non me ne frega un cazzo. Se voi andate con l'armatura di Zeus e ovviamente la sbloccherete dopo aver sconfitto Gna, quindi iniziate una nuova partita in un Game Plus, rigiocate con l'armatura di Zeus completa, combattendo contro Gna, se verrete colpiti da Gna morite all'istante. Ma se fate, se giocherete bene, potete fargli un bucio de culo così. L'armatura di Zeus abiliterà lo stile di gioco che più di tutti ricompensa i rischi. Questo set aumenta di molto i danni da mischia e runici, aumentando però anche allo stesso tempo i danni subiti. Può bastare anche un solo colpo, ripeto, può bastare anche un solo colpo per mettere al tappeto Kratos quando indossa l'armatura Zeus. Perciò dovrete fare attenzione a dove si trovano i nemici mentre vi preparate a sferrare la punizione dal potere grezzo che questa armatura conferisce. L'armatura di Zeus può essere ottenuta sconfiggendo la regina delle Valchirie, Gna, e completata con i resti di Asgard in un salvataggio in New Game Plus. Ora parliamo delle armi. Abbiamo un nuovo scudo, che si chiama Aspide Spartano. La differenza è questa: è uguale allo scudo del guardiano, uguale. Ma questo è molto più interessante. Una versione dello scudo del guardiano che riduce il lasso di tempo della parata, ma aumenta la potenza dei contrattacchi speciali. In poche parole, diminuisce il tempo di parata del perfect parrying, ma se lo fate per bene, i danni sono. Per esempio, premi due volte per contrattare con lo scudo, ma se pari al momento giusto e premi R1, R2, contrattacchi speciali. Speciali. Un saldo scudo che mostra un'incisione per ricordare cosa si cela nell'animo. Sparta Forever. E questo è lo scudo. Si può ottenere comprando la. Dal mercato, ok? Aspetti e armature. Ci sono 13 colori di armature in più. In più. E vi faccio vedere quali sono. C'è questa. Questa no, questa no, questa no. Questa no. C'è questa no. Questa no, questa no. Questa. Poi c'è. No, no, no. Pare questa no. Non mi ricordo. Alcune non mi ricordo. No, questa c'era. Questo c'era. Questo c'era, questo c'era. Nidavellir, vabbè, dolore di Sparta. Ah, la corazza Berserk. Purtroppo dobbiamo sconfiggere di nuovo il re Helgir. Purtroppo abbiamo questa, figa. Poi abbiamo questa, fighissima. Poi abbiamo questa. Questa, Madonna, regà, bellissima. Vabbè, questa è. Poi abbiamo questa. Questa qui. Questa. Poi c'è una che mi fa impazzire, questa. Questa è Iron Man. Se tu te la metti completa, sei Iron Man, in poche parole. Poi abbiamo questa, bellissima. Questa, non che. E poi, ragazzi, arriva quell'altra. Quella che vi sto per far vedere mi ha ricordato molto Ade in God of War 3. Panico. Panico. Sì, ovviamente anche per i parabracci, eccetera. Nell'amuleto non c'è niente di che. Ok, poi vi spiego pure nell'amuleto. Poi c'è un nuovo livello massimo. E ok, adesso arriva la parte più complicata. Ma per farvela vedere devo andare qua. Se non ce l'ho,
Non ti serve. Mo potenzi questa, no? Mo potenzio a cazzo, no? Moneta d'oro. Moneta d'oro incantata che si materializza in circostanze straordinarie durante il processo di forgiatura. Mo ho fatto un esempio adesso, eh. Cercavi qualcosa? Sì, qua vabbè, come lo direi questi cazzi. Cosa servono le monete d'oro? Servono per comprare gli incantesimi. Ora, mo qui è complicato, quindi fate attenzione. In un'armatura qualsiasi si può andare, aspetta. In un'armatura qualsiasi, no? Mo prendo pettorale a scaglie di drago, no? Ci sta questa che si chiama Furia di Drago, no? Però purtroppo per avere questa abilità devi esplicitamente indossare l'armatura. Adesso non si può adesso puoi fare in un altro modo. Prendi gli incantesimi e appena vedi l'incisione di quello che incisione di drago, prendi questa e la metti come incantesimo adesso, ovviamente raggiungendo un requisito vantaggio. Vedete tutte le cose. Ecco, per esempio, no? Io c'ho l'armatura del Berserk, no? C'ho l'armatura del Berserk. Se io non volessi più utilizzare l'armatura del Berserk, ma volessi utilizzare un'altra armatura che mi dà un'altra abilità, un altro vantaggio, io posso prendere l'incisione del Berserker, metterlo come amuleto, incantesimo, e posso mettere un'altra armatura. Per farvi capire. Per quanto è figo. È bellissimo questo. È bellissimo. Per esempio qua, tempesta elementale. Questo ce l'avevo nello scudo. E ora posso metterlo come... Ma che figata. Ma che figata. Ragazzi, dobbiamo studiare attentamente questa cosa perché è una roba assurda. Vabbè, e ci sono i nuovi incantesimi, ok? Poi abbiamo un'altra cosa. Se volete un gioco più difficile, potete mettere i fardelli. Che sono i fardelli? I fardelli sono degli incantesimi malus per Kratos. Per esempio, ok, se voi fate una capriola e utilizzate il fardello della schivata, in poche parole infligge a Kratos uno stato di gelo. Cioè, in poche parole, i fardelli servono per rompere il cazzo al personaggio. Niente di che, niente di che. E poi abbiamo 9 mod plus per abilità, che vi spiego. Prendete un'abilità a caso, no? Tipo questa, no? Lancio d'ascia. Ovviamente voi la potenziate per il danno, ma se volete ripotenziarlo, potete farlo. Io, per esempio, lo ripotenzio e c'ho il danno plus. E fa ancora più danni. E vedete la differenza che si illumina di più rispetto agli altri. Purtroppo per Freya e per Atreus non saranno così. Poi vabbè, ci sono queste cose che sono le prove di platino che ti danno i scap slug come materiale. I scap slug puoi trovarli in qualsiasi forziere tranne quelli là comuni che spacchi trovando l'oro, no. I forzieri rossi, oro, eccetera. Poi ci sono aumenti addizionali delle statistiche e poi c'è questa parte che adesso non vi dirò. Ok, questa parte ancora non me la dico. Queste l'ho dette, armature fatto. Ah, ci sono, c'è un nuovo materiale che si chiama fiamma. Aspetta, che serve per potenziare questo. Io ovviamente ce l'ho potenziare questo, tranne la lancia. Si chiama fiamma primordiale. Che se avete vento burrascoso per potenziare la lancia non serve più. Vi serve la fiamma primordiale per potenziarla. Ok? Poi ci sono, vabbè, nuovi materiali. Poi quando è, li troverete voi. Ci sono altri materiali. Adesso, ah, poi c'è un'altra cosa, un'altra cazzatina, che la grafica visuale è bianco e nero.
Come posso aiutarti? È una cazzata, ragazzi. È solo una grafica visuale, se così. Se non ce l'ho, non ti serve. Che è una grafica cinematografica più che altro, non è niente di che. Non è niente di che. Meglio a colori. Ora però andiamo da una parte che è una parte molto più... Ah, ovviamente giocando a New Game Plus in modalità difficile o nessuna pietà o un vero God of War, le boss fight saranno molto più difficili e cambiano modalità. Ok ragazzi, è arrivata una notizia incredibile. Non ci sto credendo. Aspettate. Intanto andiamo a Niflheim qui. Poi dopo vi faccio vedere, non vi preoccupate. Non sono bei giochi, eh. Non sono bei giochi. Vabbè. Ok. Andiamo a Niflheim. No, niente, il PlayStation Plus di maggio, però non credo che sono ufficiali. Intanto, ragazzi, bevo, eh. Posso farlo anche di testa mia. Molto buono il chinotto. Ed è San Pellegrino. Allora, hanno aggiornato la zona d'addestramento di Niflheim. Voi non potete mai capire che cosa hanno messo, ragazzi. Io ve lo faccio vedere. Possiamo decidere di essere Kratos o Atreus. Ma il compagno può essere Atreus, Freya, Brock, Sindri, Angra Boda, Ingrid, Thor e Trud. E puoi scegliere i nemici normali, i Draug, Grimm, Elfi Chiari, Aenerir, Hellwalker. Gli speciali Beggsragsa, Capi dei Banditi, Graundungren, Biandanti e Vulver. E gli Elite, Elfi Scuri Comandanti, Capitani degli Aenerir, Elfi Chiari Assassini, Aguzzine e Drechi. Ora, metti che tu vuoi sconfiggere il capitano degli Aenerir. Tu sei Kratos e vuoi combattere insieme a Thor. Che pure è giustificata di trama, perché Thor alla fine del gioco si redime e viene ucciso da Odino, però vabbè. Io faccio X. Ah, ricordo che nell'arena di Niflheim non puoi guadagnare esperienza o pezzi d'argento. Hai salute infinita e ricariche accelerate. Guardate bene. Ci mette un po' a caricare, perché ovviamente deve cambiare personaggio. Schermo bianco. E tu, in questo momento, stai giocando con Thor. Non puoi neanche aggiustare l'abilità, perché l'abilità guardi solo te stesso e quindi... Io in poche parole sto giocando con Thor. Kratos e Thor insieme. Purtroppo solo qui, purtroppo. Solo qui. Ma io spero che ci sarà un altro aggiornamento. Lezzo, lezzo. Sta giocando solo lui, ragazzi. Io non sto facendo niente. Io schivo e basta. Cioè io sto giocando con Thor, ragazzi. Io sto giocando con Thor. Oh, calmo, bro. Gli fa anche dei discreti danni, eh. No, fammelo parare.
Cioè io non sto, ragazzi, vi giuro, non sto facendo niente. Oppure per esempio, no? No, ne vedi a cazzo, bro. Ok. Ma pure con Trud. Cioè, raga, ma si stanno rendendo... Hanno fatto un aggiornamento della Madonna. Cioè, io sto con Trud adesso. Che ovviamente non c'è il martello di Thor. Ma che figata. Vedete, ho fatto la parata perfetta adesso. Sì, ma basta, hai rotto i coglioni, basta. E questo era Niflheim, ragazzi. Schermo bianco, caricamento. E ritorniamo con chi di dovere. OMG. OMG. Amazing. Amazing. Wow. Figo. Figo un culo. Ora però, ragazzi, non ci riposiamo, ma ci potenziamo un po'. Ora dobbiamo vedere tutto. Ah, l'ultima cosa. Quando ricombattete con il Berserker, vi danno degli strani oggetti. Regà, sono strani veramente. C'è questo, per esempio, se Mambit concede pace e chiarezza a chi ne ha in possesso. 20 di ricarica, 20 di runico. Non è niente di che. Vald, ricarica e 5 di forza. Lidkfagar, 5 di difesa e 30 di vitalità. Mottaka, difesa e fortuna. Cioè, ma sono cose che si... Boh! Ma veramente boh. Ma per esempio, no? Allora, io ho le armi e armature. Aspetta. Allora, guerriero senza anima, senza anima. Poi ho maestria cruciale livello 2. Maestria cruciale livello 2. E questo posso... Ok, e questo ce l'ho. Ah, e poi nello scudo c'ho... Rond della disgregazione. Disgregazione. E poi metti che trovi anche quelli delle lance o pomello dei nove regni. Nove regni. Ok. Poi il cimelio è quello che è. Ok. Ora vado sugli incantesimi. Vediamo se trovo questi oggetti. Allora, ronda della disgregazione, ce l'abbiamo questo. E ce lo apriamo. Poi maestria cruciale. No, non ce l'abbiamo. Ah, quello del coso però ce l'abbiamo. Aspetta, come si chiama? Berserk. Eccolo qua. Guerriero senza anima, monito senza anima. Questo ce lo creiamo. Ah, poi mancano le monete. E qua, questi sono tutti fardelli. No, credo che i pomi rimborsi. E maestria cruciale non possiamo trovare. Però nelle armature gli amuleti lo possiamo levare. Allora,
ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. No, mo saremo un po' così, eh. Saremo un po' così. Forse è utile. Questo carino. C'è qualche altro... Intanto potenziamo qualcosa così almeno. Così mettiamo le monete d'oro. Allora, adesso posso dire la verità, è un po' più complicato del previsto potenziarci, perché hanno aggiunto delle cose, ovviamente ci si perde. Non è come God of War 2018, che lì è un po' più... ti aiutava di più. Ah, man mano che vai avanti con il livello. Man mano che vai avanti con la storia, la scap slag diventa più comune, eh. Quindi non vi preoccupate. Serve qualcosa di speciale? Questo è bello. Fammi creare un'altra cosa. Quanto vuoi? Questo che era? Riduce il numero di telefono quale si viene usato. Ok. Torna. Questo è molto utile, ragazzi, eh. Pure se ti serve altro. Ma come sto con... sto messo bene, eh. La forza l'ho diminuita un po'. Vabbè, comunque sto messo benissimo, eh. Muovo bene, bene, bene. Ah, per esempio, questo guerriero senza anima lo posso cambiare con un'altra armatura. Per esempio questa. Oppure proprio l'armatura di Ares. Che devo aumentare però. E questo però le devo tenere. Scusa, ma non c'è Sono aperto. un No, guarda, sei quello blocco parate, quindi no. Oh, mi fai perdere tempo. Natura di Ares. Terrà tutti i tuoi pezzi al loro posto. Non ho tizioni fumanti. Vediamo se ce l'ha come... Quindi hai Ah, ovviamente tutte deciso? le risorse vengono autonomamente...
acquistate. Tranne edizioni, se non mi sbaglio. No, edizioni no. Vedi, allora mi conviene mettere mantello dell'orso nero. Dell'orso nero. Dovrebbe. Dove è Ares? Eccolo qua. Durarti per un po'. Ok. Sono 50 minuti di live, ho detto abbastanza in realtà, però mettiamoci alla prova. Andiamo per esempio in... No, Midgard no, perché spoiler. Facciamo una cosa, andiamo qui, siamo qui, facciamo l'addestramento e ci alleniamo con tutta la nuova roba buona. Vediamo un po', eh. Ma pure da solo posso stare. Ma pure da solo. E allora va bene. Siamo da soli. Nessuno. Ok. Schivata all'ultimo secondo. Vediamo un po' come funziona. Scusa, ma guerriero senza anima? Io ho l'incisione del Berserker. Ah, ma no! Eh no, allora questo non va bene. Eh no. Allora mi rimetto di nuovo. Corazza del Berserker. Eh sì. Secretino? A sto punto sì. Dove l'arcanista? Questo c'è un blocco. Vedi che mi riduce i danni. Attenzione, fratello. Me li riduce i danni. Oh, ho fatto bene. Me li riduce i danni. Allora ho fatto benissimo a scegliere questa. Ho fatto proprio bene allora. Ho fatto bene. Solo che con l'attacco sono un po' giù. Un po' giù con l'attacco, però vabbè, ce la faccio. Ho aumentato però punti vita, punti salute, che è molto 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 convincente. Ok. Pubblicità. Vogliamo fare la pubblicità? E pubblicizziamoci, va. Ehi tu! Sì, dico proprio a te. Vorresti acquistare un gioco appena uscito, ma non hai abbastanza soldi per comprarlo? Molto semplice, andate su suvis.it. In questo sito potete trovare tantissimi sconti, tra cui videogiochi, retro games, console e tanto altro ancora. Mi raccomando, vi ricordo di seguirli nelle pagine Instagram e Facebook gamesandmovies.it. Games and Movies, dove il videogioco va oltre alla fantasia.
Ah, bella pubblicità. Ha un po' laggato, effettivamente, perché c'era la pubblicità di Genki. Però vabbè. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Signori belli, vi ringrazio per questa bellissima live. È stato bellissimo per Kratos qui. Scusate, stavo distratto, scusate. Ragazzi, vi ringrazio per questa bellissima live. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube, su Twitch e su TikTok come KingsCorp77. Seguitemi anche su Vasa, Video Games Anthology Stories, perché lì inizierà. Vabbè, è già iniziata God of War 2, però continuerà. Domani non so se andrò in live, ma molto probabilmente lunedì. Ah no, poi è Pasqua, è vero. Allora domani farò una live molto particolare. Giocheremo a The Last of Us. E poi da settimana prossima, iniziando da martedì, giocheremo ad Hogwarts Legacy e porterò la serie di God of War 2. E perché no, forse podcast. Mi raccomando, ciao a tutti ragazzi, un bacione.